Grazie a voi, è la prima volta che vengo qui, sono molto contento di ascoltare. Non sono in condizioni psicofisiche per in 10 minuti raccontare i 13.566 giorni oggi del Teatro dell'Elfo. È una bella cifra, ho segnato i giorni perché al di là delle teorie, al di là delle prassi, al di là di tutti i sogni e le realizzazioni che noi compiamo, poi c'è ogni giorno, la pratica teatrale si scontra con una necessità di immaginazione mostruosa in tutte le cose, ed è proprio la pratica teatrale fatta di giorni, uno diverso dall'altro, ognuno con il suo problema, e molto spesso arrivi a un convegno quando hai lasciato a casa 4 riunioni con 4 problemi diversi che potrebbero ucciderti. Quindi a volte anche la necessità di confronto teorico viene drammaticamente distrutta dalla assoluta emergenza continua in cui chiunque opera in questo settore è costretto. Cioè noi siamo in tutte le cose in uno Zeitnot, mi ricordo uno spettacolo che si chiamava proprio così, quello Zeitnot degli scacchisti, no? Siamo sempre in mancanza di tempo perché siamo inseguiti da tante cose. Io sto per aprire, noi, l'Elfo sta per aprire un teatro che è il compimento di un sogno che immaginavamo di compiere in un tempo molto più ridotto, perché io avevo 19 anni e mezzo, anzi no, 18 anni e mezzo, 18-19 anni e mezzo nel 72-73, quando abbiamo cominciato a dire, per elaborare il nostro modello di teatro non vogliamo restare un gruppo, noi vogliamo costruire un teatro, e un teatro deve essere una casa con strutture non tradizionali del palcoscenico come sono normalmente concepite per la nostra libertà espressiva. E però in realtà eravamo un gruppo abbastanza marginale, abbastanza sfigato. Le nostre sedi, un punto di arrivo è stato veramente un punto di arrivo quasi agognato, è stato il primo Leoncavallo, non avete l'idea del freddo che faceva lì dentro. E adesso apriamo un teatro con 3 sale, e siccome ho solo 10 minuti, io vorrei partire, se ne ho già detto tanti, vorrei partire dai nomi che diamo, perché nei nomi ci si riconosce. Noi abbiamo chiamato le 3 sale, Fassbinder, la media, la grande Shakespeare, la piccola Bausch, Pina Bausch. Perché? Partiamo da Shakespeare. Shakespeare, noi ci chiamiamo, il teatro si chiamerà Elfo Puccini, perché ci hanno impedito di togliere il nome di Giacomo Puccini del teatro, perché non è il nome storico, si chiamerebbe Luna Palace quel teatro quando è stato concepito, ma poi si è chiamato Giacomo Puccini. Non si poteva togliere Puccini. Piccola nota di carattere personale: mia madre, Rude Capitani, donna che si è occupata d'arte, di musica soprattutto, ma anche di teatro, è stata per ben 2 volte una devastante consigliera d'amministrazione del piccolo teatro, perché non oso immaginare cosa non abbia combinato lì, perché era inadatta a stare insieme agli altri normalmente, figuriamoci in un consiglio di amministrazione. Era una donna profondamente anarchica, e morendo mi ha lasciato un lascito terribile, no? Mi ha detto: guai a te se metti musica di Puccini in un tuo spettacolo. Poi mi ha detto anche: guai a te se lavori con gli svizzeri, e guai a te se accetti le condoglianze di Andrea Luchamma. Non sto scherzando, è un lascito ambiguo, strano. Non si può riassumere la vita di una donna e di un rapporto madre-figlia in queste 3 cose, ma io vado ad aprire un teatro che si chiama Giacomo Puccini. Per fortuna Ferdinando ha avuto questa idea, Ferdinando Bruni, che non è qui con noi perché sta facendo le riunioni che io manco oggi, ha deciso, giochiamo, mettiamo un orecchio da elfo al Puccini, chiamiamolo Elfo Puccini, almeno ci siamo anche noi, ma poi abbiamo deciso Shakespeare, Fassbinder, Pina Bausch. Sotto c'è scritto teatro d'arte contemporanea. Perché Shakespeare? Perché Shakespeare è un'idea del moderno diversa da quella che abbiamo ormai dominante nei nostri discorsi. Noi abbiamo l'idea che il contemporaneo abbia superato la modernità, siamo convinti di essere in un postmoderno, siamo convinti quindi in questa era post che il tempo lungo del pensiero della modernità sia esaurito nel secolo precedente o non so quando, anche se poi il confine si sposta nei corsi di storia contemporanea in continuazione. Io penso invece che ripensare la categoria del moderno a partire dal nostro campo, da Shakespeare per esempio, e pensare di essere nella stessa epoca, anche se ci sono grandi differenze, sia molto importante. Per cui un teatro d'arte contemporanea, anche se mantiene quel senso, rimane moderno perché sceglie di
partire da Shakespeare, ricordarsi che le tensioni e i temi che noi stiamo discutendo ancora in tutte le forme del nostro teatro comunque sono comuni a un arco di tempo molto più grande. E infatti in questo voglio citare una frase che ha detto la Marinelli: tutto diventa passato in maniera troppo rapida per diventare memoria. Mi ricordo, questa è una cosa importantissima, per quello l'abbiamo chiamata Shakespeare, perché non deve diventare passato in maniera troppo rapida tutto quanto. Mi ricordo un articolo assolutamente demenziale di Renato Palazzi, peraltro un carissimo amico, che si lamentava che uno spettacolo è avvenuto a Milano 6 mesi dopo il suo debutto, però nella stagione successiva, e 6 mesi per l'arte teatrale e per le novità che accadono dal punto di vista dei significati, delle forme, eccetera, sono un tempo enorme. Milano è una città arretrata perché ospitava questo spettacolo 6 mesi dopo. E io trovavo questa cosa allucinante, cioè una resa a un'idea moderna dell'attualità che ci uccide, un'idea anche per la pratica attoriale folle. E allora qui un'altra idea, Bausch. Non tanto l'artista, e quella figuriamoci se siamo vissuti sotto l'astro di Pina per tanti anni, ma una intuizione di Pina Bausch contro questa idea dell'attualità, che è il repertorio. Quando noi abbiamo visto a Venezia 10 spettacoli di Pina Bausch, abbiamo guardato le date, 74, 81, 76, e tutti per noi lì, davanti ai nostri occhi, conservati con la compagnia che cambiava, con Malory Raudo che entrava e usciva. Io ho avuto la fortuna di vedere lei nel Risveglio di Primavera, sì, Risveglio di Primavera, nella Sagra di Primavera. E quindi Pina Bausch per il repertorio, per questo contrastare l'idea della memoria che non riesce ad arrivare perché tutto diventa passato in maniera troppo rapida, e quindi pensare all'identità di un gruppo anche fatta per il suo patrimonio. Noi abbiamo 21 testi in repertorio, e voglio citare un esempio di buona pratica. Un giorno che eravamo a un consiglio d'amministrazione e un attore giovane che aveva sostituito nel ruolo di Pac l'attore che aveva sostituito Fernando Bruni, perché il repertorio comporta anche il trasmettere saperi e consegnare personaggi costruiti da un attore a un altro più giovane, è una pratica assolutamente desueta nel teatro italiano ma fondamentale per noi. Questo attore aveva una terribile influenza e saltavamo una recita scolastica piena, quindi con un patrimonio anche, ecco, non pensavo di arrivare così in fretta, ai 10 minuti sono arrivato. Fernando ha detto lo faccio io, non lo faceva da 6 anni. Una nostra ragazza dell'ufficio gli ha portato il copione e ha detto ma figuriamoci, se leggo sono finito. Lo ha fatto, dopo 6 anni se l'ha ricordato tutto, dall'inizio alla fine, e questo vuol dire che il patrimonio che noi incarniamo è anche fisicamente dentro gli attori. È una cosa di tradizione quasi ottocentesco, antichissima, ma la memoria fisica dentro l'attore. Quindi per noi il lavoro che facciamo non passa rapidamente, si sedimenta. Il terzo è Fassbinder. Così, Fassbinder perché? Il melo sociale di Fassbinder e il rapporto che noi abbiamo avuto con lui è stato centrale anche per gli argomenti che ha toccato nel suo intervento. Riassume tante cose, riassume la nostra necessità di scoprire dietro anche la scrittura scenica un regista di cinema come Fassbinder. Nel 2002 abbiamo fatto un festival su di lui che era tutto basato sul fatto che fosse una persona che ha scritto 150 copioni. Nessuno pensa a Fassbinder come scrittore, ma Fassbinder ha scritto tutto, ha scritto il cinema, ha scritto il teatro, ha scritto tutto. E la sua scrittura era un atto che ha a che fare con il nostro mestiere del teatro. Quindi Fassbinder non solo per l'artista, non solo per quello, ma il modo di rapportarsi alla sua arte, tutti la pensiamo come prassi assolutamente di scrittura scenica nel cinema, eccetera, ma era alla base un lascito scritto. E questo sono soltanto degli spot, ma sono i motivi per cui noi esistiamo adesso in questo nuovo, il 6 e il 7 di marzo inauguriamo con Angels in America integrale dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte. Non abbiamo mai fatto un esperimento, lo faremo tra l'altro senza molti giorni di prova, perché questo meccanismo della memoria è molto importante. Noi dobbiamo poter debuttare in qualunque momento con i nostri spettacoli con un'estrema facilità, perché non c'è mai tempo per provare troppo. C'è tempo per provare quando si costruiscono gli spettacoli, ma poi bisogna farli e averli tutti a disposizione, poterli cambiare anche molto rapidamente.
lo facciamo proprio perché questi tre nomi raccontano una parte di questi incredibili giorni passati a costruire un progetto di un gruppo di ragazzi di 19-20 anni che è diventato adesso un'istituzione importante del teatro milanese e una casa ospitale per tutti quelli che verranno a lavorare con noi. Grazie. Grazie mille, bravissimo, bravissimo. A questo scusami, una cosa. Scusa, no, volevo soltanto, invece per, mi sono dimenticato di rendere un omaggio, il Brecht Regista di Meldolesi è un libro che ha cambiato la mia idea del teatro, e quindi non, è, non soltanto il nuovo libro, ma io consiglio a tutti di leggere un libro vecchio, ma appunto diventato memoria, consiglio di leggere Brecht Regista di Meldolesi perché a me veramente come regista ha modificato la percezione del rapporto fra varie forme di teatro da Stanislavski a Brecht stesso, a Grotowski, me le ha cambiate, quindi consiglio di leggerlo perché è un libro fondamentale. Grazie.